apriamo l'album dei personaggi. Il signore che vedete non sta facendo il bagno. È Clodoveo, il primo re dei Franchi, appartenente alla dinastia dei Merovingi, e sta ricevendo il battesimo. I Franchi erano una popolazione di grandi guerrieri che aveva occupato la Gallia romana. La conversione al cattolicesimo del loro primo re, Clodoveo, assicurò ai Franchi una convivenza pacifica con i Romani e l'alleanza con il Papa. Alla corte dei Merovingi grande importanza avevano alcuni funzionari, i maestri di palazzo. Uno di questi, Carlo Martello, riuscì a sconfiggere gli arabi a Poitiers nel 732. Quella sconfitta fermò l'espansione araba in Europa. Grazie a questa vittoria, Carlo Martello acquisì grande prestigio. Dopo la sua morte, il figlio Pipino il Breve fu incoronato re dei Franchi dal Papa, dando inizio a una nuova dinastia che prese successivamente il nome di Carolingia da Carlo Magno. Il signore che vedete è Carlo Magno, forse il più grande re tra i Carolingi. Nel 774, Carlo Magno scese in Italia per difendere il Papa dal tentativo di espansione longobarda. Dopo averne conquistato la capitale, il re dei Franchi mise fine al loro regno. Le conquiste di Carlo Magno non si fermarono più. Il re dei Franchi espanse il proprio regno a danno dei Sassoni, dei Bavari, degli Avari e degli Slavi. Preoccupato dalla presenza degli Arabi in Europa, nel 778 Carlo Magno li attaccò nella penisola iberica, ma venne fermato nella battaglia di Roncisvalle. Nonostante la sconfitta, ormai il re dei Franchi dominava su quasi tutta l'Europa e nella notte di Natale dell'800, nella Basilica di San Pietro a Roma, venne incoronato imperatore dal Papa. Apriamo il nostro Atlante. Vedete quanto è grande l'impero di Carlo Magno nell'800? Per gestire un impero così vasto, serviva una buona organizzazione. Per questo, Carlo divise il suo impero in territori più piccoli e li affidò ai nobili che gli giuravano fedeltà. Carlo Magno capì anche l'importanza dell'istruzione e dell'arte. Fondò una scuola per istruire i suoi funzionari e per esaltare il proprio potere chiamò a corte i migliori artisti e letterati del tempo. Nonostante tutta la sua forza, il suo impero non durò più di un secolo. Il figlio di Carlo, Ludovico il Pio, lo divise tra i figli che iniziarono a muoversi guerra e nell'843 l'impero venne definitivamente diviso in tre regni. L'ultimo imperatore carolingio venne deposto nell'887.